Iniziamo con l'oggetto numero 7, atto 1352, interroga la consigliera Meloni, risponde l'assessore Coletto. Prego consigliere Meloni. Grazie Presidente, ma cercherò di essere anche molto veloce perché l'argomento lo conosciamo, l'interrogazione è stata depositata il 27 aprile, quindi un mesetto fa. È stata anche superata dai fatti perché l'interrogazione riguarda la rottura e quindi i servizi che sono riverificati a seguito delle rotture dei macchinari PET-TAC nei nosocomi regionali, in particolare ospedali Santa Maria di Perugia e l'ospedale di Foligno. Allora, è inutile ricordare che la PET-TAC è un macchinario per la radiodiagnostica di medicina nucleare e che è fondamentale per la diagnosi e anche la stadiazione di molte neoplasie e anche di alcune gravi patologie neurologiche come l'Alzheimer. Ora, l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia è dotato di un'unica PET-TAC in funzione dal 2005 nel mese di marzo voglio ricordare che lo strumento si è fermato ben due volte e poi successivamente anche nel mese di aprile, tanto che proprio in quei giorni in cui tante persone sono state rimandate a casa al mattino dopo aver atteso anche un'ora, abbiamo pensato appunto di fare questa interrogazione perché poi si aggiusta Perugia e poi si rompe Foligno e ovviamente questo crea non solo un disservizio ai pazienti che si recano lì, ma soprattutto a volte la lista di attesa che si allunga ancora di più. Ora, per fortuna le aziende che garantiscono la gestione delle riparazioni lo fanno nel giro di 24-48 ore e quindi solitamente le rotture rimangono tali per poco tempo, ma per noi diventa fondamentale che queste situazioni non si verifichino più possibilmente, soprattutto anche in virtù del fatto che l'acquisto della nuova strumentazione tecnologica è anche uno dei capitoli del PNRR Sanità, che prevede un totale di 16 milioni di euro su 106 milioni destinati proprio al rinnovo delle apparecchiature diagnostiche. Anche in Umbria 2,6 milioni di euro sono previsti per l'acquisto di una nuova PET-TAC, altri 269 mila euro sono destinati alla radiologia e 2,7 milioni sono stanziati per angiografi, ecotomografo, per cardiologia e altri strumenti per altre patologie. Tutto questo per dire che essere un paziente che si trova a vedersi annullato un esame, anche se dovuto a una rottura di un macchinario, quindi indipendente sicuramente dalla volontà dell'assessore o di qualsiasi altra persona, diventa non solo un disagio ma anche un'ulteriore preoccupazione, perché comunque si tratta di pazienti mediamente la maggior parte delle volte oncologici e di cui dobbiamo avere la massima cura. Quindi noi interroghiamo la Giunta regionale per conoscere se è prevista l'acquisto di una nuova strumentazione per le indagini diagnostiche, che sia più moderna, più affidabile, anche di qualità rispetto a quella attuale, e quindi anche che si possano evitare gli episodi che abbiamo dovuto subire dall'inizio dell'anno ad oggi. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Coletto. Grazie Presidente. La sostituzione della PET-TAC presso l'azienda ospedaliera di Perugia risulta finanziata con le risorse di cui al decreto del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022, di ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome, per i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano per gli interventi complementari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 57 del 9 marzo di quest'anno. Tale intervento, compreso nella missione 6, component 2, investimento 112, ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, grandi apparecchiature sanitarie, così come previsto dalla DGR 154 di quest'anno e la 365 del 2022 di approvazione del piano operativo regionale. L'acquisizione dell'attrezzatura verrà effettuata dall'azienda ospedaliera di Perugia mediante l'adesione alla convenzione che Consip stipulerà tramite procedura centralizzata. La tempistica prevista dal PNRR per milestone e target è la seguente.
Milestone, pubblicazione e gara d'appalto entro il 31/12/2022. Il target, operatività dell'apparecchiatura sanitaria entro il 31/12/2024. Per quanto concerne la PET-TAC dell'ospedale di Foligno, l'accordo di programma integrativo del 12 dicembre 2016 sottoscritto da Regione Umbria e Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il settore degli investimenti sanitari ex articolo 20 legge 67 dell'88 comprende l'intervento numero 18B, acquisto di una PET-TAC in sostituzione dell'apparecchiatura presente presso il presidio ospedaliero di Foligno. L'azienda ULS Umbria numero 2 ha comunicato che la gara relativa a tale fornitura è stata aggiudicata con delibera del direttore generale 458 del 21 marzo di quest'anno e con delibera sempre del direttore generale 747 del 4 maggio sempre di quest'anno e che il contratto al quale seguirà il relativo ordine di acquisto è in fase di stipula. La consegna, così come prevista dal capitolato di gara, è fissata entro e non oltre 45 giorni dall'emissione dell'ordine di acquisto. Questo sostanzialmente significa che tutte le apparecchiature, i device, in particolare quelli pesanti, sono sotto attento monitoraggio della Regione. Abbiamo implementato questo monitoraggio attraverso una programmazione fatta con l'ausilio del CREVA, che è la Commissione regionale per gli investimenti, finalizzata a fare che cosa? Finalizzata a tenere monitorato la vetustà di questi device, anche se tutti questi device hanno anche un'assicurazione, una sorta di piano di manutenzione, e qualora dovessero rompersi ci sono interventi appunto degli specialisti per sistemarlo. Ma ciò detto, vanno gestiti in maniera più attenta, va implementato quello che è l'orario di disponibilità di queste apparecchiature in maniera tale che l'aumentare delle ore si riesce ad ammortizzare prima questo device e di conseguenza ad acquisirne uno di nuova tecnologia per migliorare quella che è l'offerta delle prestazioni. Non sarà semplice perché è un cambio di rotta piuttosto importante, però l'obiettivo è quello. La programmazione sanitaria sta lavorando per arrivare a questo. Questi sono i primi passaggi che stiamo facendo, approfittando anche di che cosa? Della grande opportunità del PNRR, dove l'Italia acquisisce circa 69 miliardi a titolo gratuito, più 122 miliardi finanziamento a debito. Quindi è opportuno sfruttare per quanto possibile, il più possibile, queste opportunità, ma sicuramente che dovranno essere messe a frutto per migliorare quella che è la qualità. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Meloni per la replica. Grazie Presidente, a parte il chiacchiericcio mentre si espongono le interrogazioni e anche mentre gli assessori rispondono, magari per le prossime volte cerchiamo di evitarlo al massimo perché sennò, voglio dire, facciamo il cinema invece che il Consiglio regionale. Detto ciò, ringrazio l'assessore perché ovviamente grazie anche ai fondi del PNRR che sicuramente saranno messi a frutto al meglio con la vostra programmazione. Le cose che appunto avrei detto riguardano il monitoraggio e la programmazione, che sono comunque gli aspetti fondamentali fin tanto che non arriveranno i macchinari nuovi, che ovviamente tra i tempi che lei ha esposto, diciamo, di bando, di gara e l'arrivo, comunque passerà del tempo. Però monitorare e riprogrammare anche per evitare che comunque ci sia troppo tempo, perché poi le rotture non si possono ovviamente pianificare, però è vero anche che i tempi di risposta rispetto al problema vengono risolti nel giro di poco tempo, ma se poi si riesce a ripianificare anche il tempo che si è perduto è comunque un dato molto importante. Pertanto diciamo che è apprezzabile il fatto che cioè questo è un tema che si riscontra essere, diciamo, tra i temi centrali per la salute e la sicurezza dei cittadini. Quindi continueremo a fare questo monitoraggio nella speranza che si possa andare sempre più lisci possibili, ma in particolare per le malattie oncologiche, i malati oncologici. Grazie. Grazie consigliere. Torniamo all'oggetto numero 2, gestione dell'attività venatoria riguardante la specie lepre nelle zone di ripopolamento e cattura negli ambiti territoriali di caccia regionali.
Prego, consigliere Puletti. Grazie Presidente. Assessore, la legge, come lei sa benissimo, la legge regionale numero 14 del 94 stabilisce all'articolo 16 che le zone di ripopolamento e cattura istituite nel territorio umbro vengano gestite autonomamente dagli ATC3. Anche per il triennio 2022-2025 è stata affidata nuovamente agli ATC3 l'amministrazione di queste aree vocate al mantenimento e alla stabilità numerica della fauna selvatica. Con questo question time sottoscritto anche dal collega Mancini, intendiamo chiedere se in provincia di Terni, dove opera l'ATC3, sia possibile quantificare puntualmente il numero delle lepri immesse e catturate all'interno delle ZRC, al fine di sapere se sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati dagli ATC3 secondo normativa. Tutto questo ovviamente a fronte di un investimento per l'acquisto di selvaggina e per il rimborso volontà dei volontari impegnati in questa attività, come si evince dai documenti contabili dell'organismo che si attesta intorno a circa 140.000 euro. Occorre pertanto affiancare a questa spesa, immagino, dei dati certificati che riguardano appunto il numero delle lepri immesse e catturate nelle zone di ripopolamento e cattura dell'ATC3 per il triennio 2018-2021. Chiediamo quindi di sapere il numero delle lepri immesse in questo triennio, chiediamo di conoscere quali sono le modalità di consultazione di questi dati relativi al numero delle lepri e agli eventuali obiettivi raggiunti dall'ATC3 e se esistono eventualmente delle difformità gestionali relative al prelevio venatorio delle lepri nelle ZRC e nei territori di competenza degli ATC3. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Morroni. Sì, grazie Presidente. In merito ai quesiti posti si comunica quanto segue, facendo presente che i dati richiesti sono in possesso degli ATC. L'ATC3, in riferimento al numero delle lepri immesse e quelle catturate nel triennio 2018-2021 nelle zone di ripopolamento e cattura presenti all'interno dell'ambito territoriale di caccia della provincia di Terni, ha comunicato quanto segue. Nell'anno 2018 sono state immesse 421 lepri, sono state catturate 191. Nel 2019 immesse 388, catturate 167. Nel 2020 274 lepri immesse, 141 catturate. Ed infine nel 2021 415 lepri immesse, 263 lepri catturate. Da informazioni assunte presso la TC3 non risultano problematici o impedimenti circa la possibilità di conoscere i dati circa le immissioni e catture delle lepri all'interno delle zone di ripopolamento e cattura. Le zone di ripopolamento e cattura sono state date in gestione agli ATC territorialmente competenti, i quali adottano interventi gestionali che tengono conto delle specificità territoriali. Grazie. Grazie assessore, prego consigliere Puletti per la replica. Grazie Presidente, anche grazie assessore per la certificazione dei dati che insieme al collega Mancini abbiamo chiesto attraverso questa interrogazione, che voleva essere sicuramente un'interrogazione, e sono sicura che lei lo abbia colto assolutamente con spirito costruttivo e propositivo. A mio avviso, e penso di poter parlare anche per conto del collega Mancini, serve comunque all'interno dell'ATC3 un cambio di passo. Serve un cambio di passo perché occorre essere un pochino più vicino a quello che sono i dati e quello che chiedono le associazioni venatorie, anche e soprattutto nella gestione di quelle che sono le risorse messe a disposizione dalle casse regionali e dai cacciatori contribuenti, che usufruiscono di un servizio, a mio avviso, sicuramente non sufficiente e adeguato rispetto anche alla quota che giustamente pagano. Però la ringrazio per questi suoi dati e sono assolutamente soddisfatta per la sua risposta. Le chiedo però veramente un cambio di passo sul discorso dell'ATC3, perché ci sono delle situazioni che ne abbiamo già parlato anche qui in Consiglio regionale, relative appunto anche ai vari membri dell'ATC3, che forse meritano maggior attenzione e forse anche una valutazione politica diversa. Grazie.